Oggi ragazzi partiamo così, baule stellare, let's go, vediamo un pochettino che cosa ci regala immediatamente, 3 stelle, va bene, non possiamo essere sempre fortunati, vi ricordo che nell'ultimo video di Squad Busters abbiamo trovato il Bo Supremo, niente male, e voglio andare a vedere sti 500 gettoni stella quanto mi costano in termini di monete, 141.000, però io vorrei fare una cosuccia insieme a voi, nel senso, nello shop come vedete io posso ovviamente shoppare tutte quelle truppe che dobbiamo ancora portare a livello supremo. Fino a quando mi costa poco aggiornare le offerte, potrebbe convenirmi racimolare qui i gettoni stella. In che senso? Mi spiego meglio. Quando io vado a prendere le truppe, ragazzi, posso andare automaticamente a potenziarle, no? O comunque ad evolverle, detto meglio qui su Squad. Quindi io, per esempio, in questo caso ho speso quasi un centinaio di migliaia di monete. Posso andare a potenziare le mie truppe? Beh, no, però sono pochi. Sono veramente pochi, perché io fino adesso ne ho fatti 40, 50... 70, no, se ne fanno poche ragazzi, se ne fanno pochi di gettoni, quindi no, in realtà mi conviene andare a comprare direttamente il baule stella con le monete. Ci ho provato. Comunque ragazzi, nel negozio, a prescindere, vi ricordo che potete utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato, nello shop di Squad Busters. Ogni settimana scade, quindi poi lo dovreste reinserire. Grazie davvero di cuore a tutti coloro che lo faranno. Lasciate un bel mi piace per supportare i video di Squad. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Ci andiamo a shoppare ovviamente il mercante mimetico, anche se però devo dire la verità ragazzi, del mercante attualmente abbiamo 3 skin. In che senso? C'è quello predefinito, che quindi ovviamente è quello classico che io ho a livello ultra, poi c'è quello malefico e poi c'è quello mimetico. Ecco, questo mimetico sta dopo quello malefico, ma anche dopo quello predefinito per quanto mi riguarda. Cioè, alcune skin, per quanto magari possano essere carine, sono comunque peggio delle truppe che vengono modificate andando avanti coi livelli. Non so se ho solo io questa sensazione, però comunque per me è così con alcune truppe perlomeno. Detto questo, ragazzi, a questo punto continuiamo. Ovviamente adesso ci costa meno, perché è normale, no? Cioè nel senso abbiamo più gettoni stella. Però a questo punto ci conviene continuare ad aprirne così. Ok, domatore, va bene. 150.000 monete, che sono ragazzi un botto. Ne dobbiamo aprire altri 5 per trovare almeno un ultra, e poi avere il 5% di trovare una suprema. Però ragazzi, siamo stati fortunati l'altra volta. Io non credo proprio che anche questa volta saremo così fortunati, ragazzi. Non credo proprio. Non credo proprio. Di nuovo 3 stelline per noi. La strega, va bene. Che poi, raga, veramente è lunghissima qua, eh. La strada per portare le truppe a livello supremo, a livello 5, è veramente lunghissima, ragazzi. È veramente lunghissima. Ok, ne dobbiamo aprire altri 2. Ne dobbiamo aprire un altri 2 per poter avere appunto quell'altro che almeno ci dà un ultra. Ok, il medico. Ed ecco qui, il prossimo baule conterrà un personaggio ultra o superiore. Vediamo quello che succede. 3, 2, 1, let's go, vediamo un po'. Attenzione, stelline su stelline. Ed è ovviamente un ultra, ragazzi, non è una suprema. Peccato. Però Greg, buonissimo. Greg, ragazzi, è una di quelle, proprio una di quelle truppe che vorrei portare molto più rispetto ad altre, appunto a livello 4. Però come vedete, ragazzi, non posso potenziare niente e nessuno. Cioè, regà, è veramente una cosa incredibile. Ora, come faccio? Mi sa così con sblocco? Possiamo vedere quelle che possono essere portate a livello 5? No. Comunque io non so quelle che ci abbiamo soprattutto, a parte boh. Ovviamente che è l'unico. Però per esempio ragazzi, il barbaro sta a 1 su 10, il goblin a 1 su 10, Greg a 2 su 10, Mavis vabbè non ce l'ha, Colta 1 su 10. Cioè ragazzi, siamo tutti veramente, ce l'abbiamo tutti dietro. La strega, no, pure la strega sta a 1, Greg a 2. Però raga, veramente sarà lunga qua, la situazione sarà particolarmente lunga. Vabbè, io comunque a questo punto ne approfitterei. No, però abbiamo visto che tanto non ci conviene shoppare nel negozio. Direi che ci facciamo una bella partitozza. C'è il Bo, tra l'altro. C'è anche Optimus Prime. Io vi ricordo, ragazzi, che su tutte queste cose abbiamo già fatto più e più video. Doppio guaio, ragazzi. Doppio guaio... Vabbè, non è malaccio come modalità, in realtà. Non mi fa così schifo, diciamo così. E beh, iniziamo con Greg, raga. Meno andiamo subito a lootare. Sì, lo so, per l'evento di Optimus Prime, ragazzi, ormai non me ne frega più niente, perché tanto l'abbiamo anche bello che maxato. Via qui. Ok, apriamo subito un altro bolozzo. Ci prendiamo i Bo. Sfruttiamo sto livello 5.
No, poi in realtà piazza parecchie mine, eh. Piazza veramente parecchie mine. Vabbè. Diamo Maxine, almeno diventiamo un po' più veloci. Però, insomma, poteva andare meglio. Poteva andare assolutamente meglio. Ah, visto che ci abbiamo Bo, raga, punterei ad andare verso il centro, visto che fa parecchi danni e almeno le mine le lasciamo verso il centro. Possono sicuramente rompere di più le scatole. Va bene, ok, se ci vuoi proprio far fare la fusione del Bo. Teoricamente adesso, ragazzi, cioè proprio tutti gli avversari dovremmo one-shottare. Pensavo meglio in realtà, Pensavo molto meglio, va bene. Barbaro, almeno mettiamo un po' di fisicità a questo team. Ok, il dragotto. No, bro, perché? Che vuoi? Che volete? Che volete? Allora, fermi. Ok. Greg, così almeno ci facciamo al volo gli alberi. Ok, ma in realtà non siamo messi malaccio, eh. Però è che ci siamo ritrovati subito con tanti team addosso. Quello ci ha un po' complicato la vita. Pensavo venissero tutti subito così al centro, raga. Ok. Non so se c'è Mortis tra le possibili truppe da trovare. Ah. Tocca trovarlo, però. Torno a ripetere, sarebbe molto comodo se lo mettessero come Pierpenny, che tu vedi dove devi andare per trovare. Ok, con l'altro carro armato. Ok. Raga, ho usato il cuore perché... c'è il cuore, sì, insomma, la vita perché... la situazione si sta facendo un po' bruttina. Ok, siamo primi, però di poco. Veramente di poco. Veramente di poco. Vabbè, il domatore, almeno andiamo veloci. Domatore, ragazzi, a livello 5 sarebbe tanta roba. Domatore a livello 5 sarebbe tanta roba. Buonissima di nuovo. Così abbiamo una fusione dei carri armati. Mazza, quell'ollo, regà, cioè, do cacchio ha trovato tutte quelle gemme del botto. Ha killato qualcuno. Per forza ha killato qualcuno. Ok. Regà. Cioè, le prime gliele abbiamo bombati noi. Mannaggia la miseria. Ho sentito, le prime bombate erano le nostre. E poi The Bottom ha iniziato a bombare tutti lui. Mannaggia la miseria, raga. Erroraccio da parte nostra. Vabbè, uno gliel'abbiamo fatto fuori. Ok. Ok. Un altro Optimus. Ok. Dai, 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 facciamoci fuori sto golem. No, però se si avvicina quello è un problema. Dai, raga, ma il Bo quanti danni fa? Su! Via, via, via. Ok. Ormai, raga, mi sarei accontentato del terzo posto. Dai, dai, Greg. Quante gemme troviamo qua? Terzo? Terzo, quarto, terzo, quarto, terzo, quarto, alla fine quarto. Peccato, ragazzi. Peccato, ma lì, allora, io ho visto che usava parecchie truppe anche cattive. Però ho sentito una kill, due kill, ho visto che molti dei suoi stavano perdendo un sacco di vita. Ho detto, sai che c'è, ci provo, c'avevo ancora tanto scatto, non so se avete visto, c'avevo tantissimo turbo. Invece poi The Bot ho iniziato a sentire ta 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 dei miei morti. Tanti cari saluti. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ecco qui, tra l'altro possiamo fare un potenziamento. Insomma, 10 gettoncini stella, non è che ci facciamo chissà che cosa. Però attenzione al baulozzo epico. Attenzione al baulozzo epico. Leon, va bene, indicità direttamente i gettoni stella, ma ce ne dà pochi. Dai, proviamone a fare un'altra. Stavolta non abbiamo il Bo. Ok, va bene. Però c'è sia Greg che il mercante. Quella bonus. Stivali dorati che non è che mi faccia impazzire. Momenti epici. Non lo so, ragazzi, stivali dorati. Non mi piace troppo come modalità, vi devo dire la verità. Non mi fa impazzire. Mi prendo subito il domatore. Dai, 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 domatore. Dai un po', dai un po', dai un po', dai un po'. Facci sognare. Mi prendo subito anche il re barbaro. Allora, via così. Ok. Subitissimo, un altro re barbaro, assolutamente. Mi vado a far fuori tutte le truppine adesso che siamo...
Super mega infuriati. Dispiace usarla un po' così, la super furia, regà, ma insomma. Siamo stati abbastanza costretti. Non prenderò gli scheletrini, ovviamente. Mi tengo la super furia. Ok. Mi sarebbe piaciuto trovare Greg e il mercante. Adesso mi tornerebbe molto utile. Va bene. Ok. Oh, però prendimelo questo. È un altro. Va bene, va bene. Io me li prendo tutti sti re barbari, eh. Cioè, non è... Non disdegno nulla. C'ho la super furia, raga, guardate. Andiamo proprio a 2000, quindi va benissimo. Ok, l'abbiamo riuti... non mi sta raccogliendo le gemme. Raga, avete visto? Ok. Perché non mi sta raccogliendo le gemme? Che è un bug? Vabbè. Allora. Ok. Ma vabbè, cioè... Nel senso, io li piglio, eh. Cioè, continuo a ripetere. Non è che non li prendo. Domatore. Optimus, assolutamente. Assolutamente. Ma anche senza Greg, mercanti, roba varia... Insomma, stiamo farmando abbastanza bene, eh. Monete, gemme... No, questo non lo volevo vedere. Questo non lo volevo vedere. Ok. Dai, dai, dai. Vabbè. Lasciamo stare. Pregato la super... Cioè, ma vi pare normale che l'effetto della super furia mi termina proprio nel momento in cui stavamo per bombare questo? Cioè, non lo so, non mi sembra giusta come cosa. No. Ah sì, io c'ho una bella fusione. Ma vabbè, gli ho killato uno, ma... Non ci ho voluto credere. C'ho gli incubi da prima. Ok. Dai, 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 dai. Qua dovrebbero essere un bel po' di robettine. No, qua non posso andare sulla chest. Di come gli faccio il giro da dietro. Invece col cavolo. Peccone. Mo' il mercante, certo. Ma io me lo prendo comunque, eh. Cioè, sono comunque gemme in più. Che me frega. Optimus di nuovo. Assolutamente. Ok. Mercante ci sta dando una bella mano, eh. Di nuovo strega. Allora, buonissimo, perché adesso noi andiamo con la super furia verso il centro. Ok, no, quello no però. Ragazzi, se non si fosse inserito il terzo incomodo, naggia la miseria, potevamo farci una bella kill lì, eh. Potevamo farci una bella kill, una bella scorpacciata di gemme e la vincevamo noi. Però va bene, doveva andare così. Forse doveva essere un po' più aggressivo in una certa fase della partita. Però raga, stavamo sempre tra le prime posizioni. Cioè io alla fine penso sempre che se stiamo tra le prime 2, 3, 4 posizioni, la situazione è abbastanza tranquilla, non ne valga così tanto la pena pushare. Comunque abbiamo un po' di robettina qui da riscattare. Abbiamo un po' di roba anche qui, cioè, quasi la skin demonietta della quadritrice guerriera, che però vedo dire la verità, quadritrice guerriera non è che la prendo così spesso quando gioco. Ah, possiamo potenziare qui la gallina, regà, ma ripeto, cioè qua la situazione, cioè parliamo veramente di mesi probabilmente, eh? Ma anche perché ragazzi, cioè nel senso, io stavo sentendo anche di persone che hanno maxato il proprio account, che dopo l'uscita dei livelli supremi hanno shoppato più di $7,000. Cioè nel senso, account già maxati, quindi con tutte le truppe a livello ultra, hanno dovuto spendere oltre $7,000 per maxare solo le 12 truppe che sono adesso a livello supremo.
Cioè, quindi neanche a dire $7,000 e arrivi a maxare tutto l'account, ok? Con già i livelli ultra. No, no, solo quelle 12. Ma perché? Dov'è il problema? Il problema è che, e già l'ho detto anche in passato quando sono uscite nuove truppe come per esempio Leon, Jesse e queste qui, il gioco non ti dà la possibilità di avere delle offerte convenienti da shoppare per poter maxare le truppe. Cioè il gioco te le butta lì e tu devi shoppare monete su monete su monete per sperare di maxarli. Cioè, questi bauli stellari sono ottimi in realtà per chi magari non ha ancora maxato l'account. Ed è giusto così. Ovvio, non sono sicuramente chissà che cosa che ti risolve la situazione, però, bene o male, se uno gioca tanto, secondo me sta farmando bene in questo momento del gioco. Però il problema è che nel momento in cui c'è qualcuno già maxato che si vuole finire di maxare, in questo momento si trova impossibilitato. Ora io lo so che molti voi diranno: no, vabbè, G, ma meglio così, almeno gli shopponi se stanno un po' buoni. Sì, ai fini del bilanciamento del gioco ci può anche stare come ragionamento. Però secondo me anche a livello di business del game, dare la possibilità a qualcuno in più di shoppare non sarebbe male. Io non lo so perché la stanno esagerando così tanto per poter maxare i personaggi su squad. Secondo me stanno un po' esagerando. Un po' come gli equipaggiamenti su Clash of Clans, che è tipo impossibile avere tutte le risorse per maxare tutti gli equipaggiamenti di Clans se non shoppi un sacco. Però lì già è un po' più facile perché ogni tanto ci sono degli eventi dedicati. Qui, raga, io ne ho maxata una, ma perché mi ha detto una fortuna incredibile. Cioè, se altrimenti non avrei maxato neanche quella. Quindi, boh, no, non lo so, raga. Ragazzi, non lo so, è un po' strana la situazione secondo me. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Io vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Squadbusters, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciate appunto un bel mi piace. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!